ASMR è un video che volevo portare sul canale da un po' di tempo. Sembra un video semplice da registrare, ma ho trovato molte difficoltà perché l'avere un audio così sensibile, così che capti tutte le frequenze della voce o tutti i suoni, anche minimi, rende assai difficoltoso. Assai difficoltoso registrare questo tipo di video. Difatti io nelle cuffie praticamente sento suoni che vengono anche da 100 metri. E una volta mi è capitato anche di sentire delle persone parlare praticamente all'angolo della strada. Ora io non abito in una metropoli, ma non abito neanche in un piccolo paese, abito in una via dove c'è un casino bestiale, sempre, a tutte le ore. Ho provato anche a isolarmi, a mettermi nello scantinato, ovunque, cioè dovrei praticamente ovattare la casa per poter registrare senza dover fare salti mortali poi post-produzione, e non so se riuscirò ad eliminare tutti i vari suoni, problematiche, rumore bianco, eccetera, quindi abbiate clemenza del mio primo video in ASMR. La speranza che ho è che io riesca con la mia voce e con i suoni della mia voce, con i mood sound, quindi, e con questo sussurrato, io riesco a far rilassare quante più persone possibili, perché in fondo lo scopo di questi video è quello di trovare qualche minuto di distacco da questa realtà che ci sta massacrando totalmente. Sono 3 anni che siamo bombardati da guerre, pandemie, cioè stiamo scrivendo pagine e pagine di libri di storia, stiamo vivendo pagine e pagine di libri di storia che per certi versi sono totalmente assurde. Quello che voglio provare a fare in questo video è appunto offrire a quante più persone possibili la possibilità di distrarsi un attimo, per chi riuscirà magari ad addormentarsi, quindi vedendo questo video e ascoltando la mia voce poco prima di addormentarsi, e o chi magari semplicemente vorrà appunto distaccarsi un momento dalla realtà. Il colore di sfondo è specifico perché è scientificamente provato che ci sono 2 colori nella cromoterapia che fanno rilassare moltissimo la mente. Sono il blu e il rosa, e addirittura il rosa viene utilizzato nelle stanze di acquietamento, negli istituti psichiatrici. È stato scientificamente appunto provato che riesce a calmare la mente e l'animo umano attraverso appunto la colorazione rosa e blu. Posso permettermi spazi di silenzio perché non appena smetto appunto di parlare sento le persone che parlano dalla strada e si sentono chiarissime là sotto, come questo microfono, che è un semplice microfono semiprofessionale, riesca a captare suoni che sarebbero assolutamente inascoltabili, inaudibili. Sembra un microfono spia, cioè impressionante. Nello specifico questo è un Blue Yeti, ma ne parleremo magari in altri video. Ripeto, voglio vedere, sto portando sul canale per non farci mancare niente. È appena passato un aereo e sembra che mi sia passato sul tetto di casa, quindi vabbè, sempre nell'ambito della
estrema sensibilità del microfono che io non ho messo neanche al massimo, ho impostato a metà ed ho impostato la modalità cardioide, quindi quella che va a isolare la parte anteriore del microfono ed esclude quella posteriore, quella dei suoni quindi comunque esterni, nonostante io sia chiuso in stanza con finestre chiuse e tutto, ma niente, è una cosa impossibile. E dicevo, questo tipo di video ha l'obiettivo di farci uscire un po' dalla brutta realtà dei fatti, senza pensarci, senza starci troppo a darci peso. Credo farò pochissimi tagli e credo che il video verrà abbastanza lungo, per cui ripeto, spero appunto di riuscire a colpire quelle frequenze che permettono alle persone di rilassarsi, di sentirsi distratti, sentirsi tranquilli e di magari conciliare meglio il sonno o semplicemente alleviare un po' la tensione della giornata. Visto dal titolo, questo video sarà uno show and tell, quindi totalmente in whispering o comunque in soft spoken, perché è personalmente il video che maggiormente mi piace, il video che maggiormente guardo quando voglio appunto guardare ASMR e disconnettermi un po' dalle tensioni della realtà. E sarà uno show and tell che in pratica è una presentazione di prodotti che io ho acquistato da questo sito, che sono piccolezze, piccole cose, nulla di che, ma che appunto nella descrizione, nell'elencare in questi prodotti attraverso i suoni della voce e della bocca io proverò a farvi rilassare, e nel caso ci riuscissi anche minimamente vi prego di lasciarmi un feedback qui sotto. Piace un commento, sto provando a sostenere questo canale YouTube, ma non è così semplice, vorrei appunto buttarmi su questa piattaforma a livello totale e avere da YouTube un riscontro anche economico, e perciò spero il video vi piaccia e partiamo subito, altrimenti penso andrò oltre l'ora di questo video. Vi ricordo quindi di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e se il contenuto vi piace, di supportare appunto il mio lavoro. Partiamo subito, e il primo prodotto che voglio farvi vedere è quello più grande di tutti praticamente, e riguarda un ambito che a me piace tantissimo, ma io non ne ho neanche uno in realtà di veri, e parlo dei tatuaggi. Penso che il tatuaggio sia un segno di stile, un segno di carattere o quello che volete, però purtroppo penso che costino tanto, per carità di Dio, pieno rispetto per gli artisti dei tatuaggi che fanno delle opere fantastiche, penso costino tanto e soprattutto sono una di quelle persone che pensa che il tatuaggio sempre è un po' un problema, perché ok, portati fino a una certa età e con un certo tipo di fisico sono anche belli da vedere, poi però, opinione personalissima per carità, poi però dal mio punto di vista diventano oltre i 50 anni, non lo so, mi sanno un po' di San Vittore, poi ripeto, personale. Ci sono persone che stanno benissimo in realtà con i tatuaggi e quindi io non voglio mettere bocca in ambito, anzi vi guardo e vi ammiro con grande ammirazione. Per ovviare a questo problema o comunque per farmi un'idea di come starei con un tatuaggio, ho deciso di provare
personaggi che sono delle opere favolose, cioè non è che quello da bambini, che ne so, il fiorellino, la luna, non so, la barchetta, fanno dei veri e propri tatuaggi che vengono utilizzati anche nel cinema per appunto creare magari un personaggio che normalmente non è tatuato per permettere appunto di creare questa figura magari un po' più aggressiva. Assurdo l'SMR, cioè sentire il suono delle dita che si staccano dalla pellicola. È uno dei suoni che ho appena scoperto e che mi piace tanto. Anche a voi. Bellissimo. Questo è uno stile tribale, è enorme perché prende tutto il braccio praticamente e io adoro vedere e adorerei vedere anche su me stesso, ma per i motivi che ho detto poc'anzi non lo farò mai, oddio mai dire mai, però adoro vedere le braccia tatuate, cioè secondo me il braccio tatuato oppure il braccio fino al stiloso si possa avere e mi dà proprio quel senso di, non lo so, mi piace un sacco quel senso di carattere, di indipendenza, di forza. Poi magari chi ce li ha è un bambino, quello non sto qui a sindacarlo, però niente, questo lo voglio provare e credo che semplicemente si applichi sul braccio e vada applicata poi una tovaglia bagnata o comunque uno spray che permetta appunto di trasferire il disegno che è fantastico sul braccio appunto. Oltre a questo ne ho preso anche un altro tipo delle stesse dimensioni e sempre enorme, cioè questo è grande quanto il mio braccio, arriva praticamente fino al poco prima del polso. Anche, e questo è quello che costava 1,50 euro. Ne ho preso anche un altro modello ed è questo sempre tipo tribale, forse questo sembra fatto un po' peggio, in realtà costava anche di più, 1,70 euro.
questo sembra ancora più enorme, cioè è larghissimo. Per fortuna io ho un braccio abbastanza importante, per cui dovrebbe coprirlo praticamente tutto. E ripeto, non vedo l'ora di provarlo. Penso proverò prima quell'altro, però e poi questo. Nel frattempo spero che non si senta nulla di sottofondo, anche perché sto parlando con il microfono praticamente in bocca, quindi spero di poter, di dover fare quanta meno post-produzione possibile con l'audio. Per il video sto a posto, anche perché ho impostato lo sfondo dietro e va bene così. L'iPhone registra dei bellissimi video. Non sto registrando in 4K, basta il Full HD 30 fps, voglio dire, è più che sufficiente. Se più in là ci sarà richiesta o comunque necessità del 4K, sarò comunque attrezzato per questo. E niente, questo è l'altro tatuaggio. E proverò, vi farò sapere se durano, quanto durano, se si rimuovono, come si possono rimuovere, se durano alla mia forte sudorazione, se durano con le varie docce, con l'allenamento in palestra, con i movimenti, con il lavoro, eccetera, eccetera. Oggi hanno deciso di passare moscerini a non finire, siamo in una cantina, non lo so, vabbè. Questo è l'altro. Adesso io ne ho presi due per, quindi due del primo e due del secondo, perché nel caso in cui sbagliavo a farlo una volta mi lasciava una seconda possibilità. Utilizzo questa tecnica anche per le pellicole degli smartphone, solitamente quelle in silicone idrogel, ne prendo sempre due, perché la prima poi va a finire quel microbo di polvere fastidiosissimo che mi dà fastidio, quindi la tolgo e ne applico la seconda dopo aver ripulito tutto. Vabbè, stiamo divagando, arriverà sì ora di video. Altro prodotto che ho preso sempre da Shein. Posso credere a questi moscerini ambientalisti? Non sto facendo nulla di male, li sto semplicemente invitando ad andare a vivere altrove. Altro prodotto che ho preso su Shein, ed è un prodotto che non ho mai avuto, che vedo utilizzare continuamente, che però non lo so, non mi convince molto, ma l'ho preso perché probabilmente a breve avrò necessità di avere due smartphone per avere due sim separate e quindi per non avere le tasche gonfie tra telefoni e portafogli e quant'altro, ho pensato di prendere questa, che è una pochettina da uomo. E gli uomini, un po' come le misure, siamo tutti un po' scottati dal dire pochette da uomo, e ci sono ancora tanti brutti concetti, tanti concetti antichi, e io sono uno comunque prevalentemente antico, quindi sono tra quelli. Però quando nei negozi sento dire vorrei un borsello a mano, usai la pochette, e no, il borsello a mano, vabbè, è questo. Quindi questa qui è in semipelle, non so se fa un bel suono, in realtà i suoni migliori li fanno le plastiche di Shein, gli involucri, poi ne ho uno e vediamo che suono fa. E niente, questa qui in semipelle ha semplicemente una cerniera superiore e una cerniera davanti, quindi due tasche. Una retina, quindi un portaoggetti interno, penso
per separare carte, documenti. Ok, la spugnetta interna fa un bel suono, ve la faccio sentire. Passando motorini, auto, case, libri, auto, fogli di giornale. Vabbè. Abbiate pietà. Vabbè, niente. Questa era la pochettina. Che non so quanto durerà, non so se la userò. Non so se è messo a fuoco, comunque, fidatevi. Ok, andiamo avanti. Penso anche di aver perso per la strada qualche prodotto, perché li ho messi lì tutti distesi per essere presi per questo unboxing, ma manca qualcosa. Un nuovo suono, il suono del baffo. Suona bene. Comunque questo altro non è che una striscia LED decorativa per le auto, ed è quella che vedete qui dietro. C'è questo filo qui che adesso con lo sfocato non si vede. Comunque questa praticamente si mette sul cruscotto delle auto, cruscotto comunque il diciamo il supporto centrale dove c'è il cambio, il freno a mano, e serve appunto a creare un punto luce decorativo, che in realtà è un punto luce che le auto, ultime auto di ultima generazione, già hanno. Questo pure costava praticamente nulla, costava 4 euro per 3 metri di filo, ha un collegamento USB e quindi si può collegare o alla presa USB dell'auto o a un qualunque power bank, come ho fatto io in questo caso qui dietro. Questo filo qui praticamente si vede pochissimo perché ci ho messo anche la luce di sfondo blu, quindi si vede pochissimo. Comunque è un LED decorativo, costa nulla, su Amazon costa 15 euro, lì costa 3 euro.
1,25 euro, anzi no, 75 centesimi, ed è appunto un orecchino da lupo. In realtà l'ho già messo una volta, ma penso sia fatto completamente in nickel o forse in uranio, o non so che cosa ci sta qua dentro, era immaginabile, vabbè. Comunque, essendo io allergico ai metalli o comunque al nickel, a queste sostanze qui, che dopo poco tempo mi ha fatto praticamente l'orecchio, il lupo dell'orecchio rosso, e quindi ho detto evitiamo di far uscire crosticine, palline, infezioni e quant'altro, rimuoviamolo e amen. Ok, forse così sono più basso, va un po' meglio così. Poi sempre in categoria piercing ho preso anche questi. Ne sono 800 e pensavo fossero meno, sono anche un po' troppo grandi obiettivamente, e questi li ho presi per il piercing e la cartilagine che non sto usando ultimamente. Sì, sono abbastanza enormi, penso che siano per altri punti del corpo, forse l'ombelico, non ne ho idea, comunque un paio me ne servono, e questo costava 10 pezzi, costava 1,75 euro, costa 1,75 euro. Sempre piercing, questi li ho presi sempre per la cartilagine qui, ma sono un po' troppo piccoli, e sono questi che ho pagato 1,50 euro, e anche questi li ho presi per la cartilagine, ma credo siano per il trago, quindi per quello che si fa alla cartilagine qui dell'orecchio, che si chiama appunto trago, almeno così mi hanno detto, che è un piercing che mi piace molto e vorrei fare, ma non lo so se lo farò mai, vorrei farlo da solo così come ho fatto questo, però mi hanno sconsigliato di farlo con la pistola, quella usa e getta, andrebbe fatto con l'ago, che comunque è reperibile su Amazon o comunque online e non dovrebbe essere dolorosissimo, però niente, al momento evitiamo. Sempre categoria bracciali e decorazioni, ho preso questi, che in realtà sto già indossando. Io da tanto tempo, da quando sono dimagrito tanto, avevo 16 anni, 15 anni, poi magari ne parlerò in un altro video. Sa cosa vuol dire, quanto fa male essere considerati diversi o come dei mostri, sa cosa vuol dire desiderare solo di passare inosservati in una strada dove invece la gente ad ogni sguardo ti giudica, ti guardi, alzi gli occhi e senti il giudizio, senti gli sfottò, senti che vorresti semplicemente non essere in quel corpo. È una sensazione terribile, e chi l'ha vissuta e chi ha avuto una trasformazione comunque consistente sa di che parlo. Ma ripeto, se l'argomento interessa ne parlo in un altro video, che non so se sarà ASMR o un video normale, per spiegarvi cosa ho fatto io, come ne sono uscito, cosa ho imparato. Penso un argomento che possa interessare tante persone. Comunque, da quel momento, da quando sono dimagrito, utilizzo sempre un bracciale rosso al polso destro. Questione scaramantica, questione di, non lo so, ognuno ha le sue particolarità. Questa è una mia piccola particolarità, e quindi continuo da 15 anni ad avere un bracciale rosso al polso, che mi accompagna e penso mi accompagnerà per tutta la mia vita. Andiamo avanti. Questo è in ambito tech,
questo canale, ma non voglio limitarmi, voglio avere un pubblico quanto più ampio possibile, perché YouTube è vastissimo, le esigenze sono tantissime e io voglio arrivare a quante più persone possibili con il mio modo di fare, giusto o sbagliato che sia, ma in maniera così naturale, spontanea. Questi sono degli anelli che vengono utilizzati per rendere qualsiasi cover compatibile con il MagSafe di iPhone. Se non lo sapete, iPhone praticamente dietro alla cover ha un magnete interno circolare che permette appunto di attaccare dispositivi di ricarica magnetici o supporti da auto o quello che volete in maniera appunto magnetica all'iPhone. E questa tecnologia è stata chiamata MagSafe. Con questi anelli si può praticamente rendere una qualsiasi cover, anche una da 2 euro, compatibile con MagSafe, quindi per la ricarica wireless, per collegarli ai supporti. Hanno praticamente safe. Questo vabbè è un Oppo, mi dico Oppo, non serve a niente, però costano pochissimo, costano, vediamo un po', costano 75 centesimi e ne ho presi tipo 6, 7, 8, no, 5 ne ho presi, che in realtà non so manco cosa farmene perché l'ho messo una cover e niente di altri, li terrò di scorta o forse giocherò gioco degli anelli come al circo. Andiamo avanti. Dunque, questo qui è, diciamo, solo un residuo del prodotto che ho avuto. E qui tiratina di orecchi a Shane. Questo era un bracciale, un cinturino per Apple Watch. Sapete, molti si scanciano semplicemente, si possono mettere cinturini di ogni tipo. Questo cinturino era in color carbonio, un misto tra un elegante e uno sportivo, veramente molto bello. Ed è uscita anche dentro praticamente la macchinetta, quella per scanciare le maglie e appunto ridurre la dimensione, la lunghezza del cinturino. Bellissimo, bellissimo, ho pagato 4 euro, felicissimo, è arrivato, l'ho messo un giorno al lavoro e il secondo giorno che era la destinazione per cui l'avevo comprato, ovvero un matrimonio, in chiesa, fermo, così seduto, si spacca la chiusura, quindi in realtà l'ho già buttato perché questo ordine l'ho fatto un paio di settimane fa. È solo che stavo cercando la combinazione migliore appunto per registrare questo video. Si è spaccato, era bellissimo e non so se riesco a trovare la fotografia. Penso di no. No, forse in quest'altro ordine. Vediamo un po'. Sì, in quest'altro ordine, ok. Era praticamente questo, che adesso è anche aumentato, 5 euro. Plastica era leggerissima in realtà, però mi piaceva un sacco, ma niente, è durato nulla, infatti ho fatto la recensione negativa su Shein. Andiamo avanti, prima di arrivare a 6 ore di video, allora, ve l'ho fatto vedere, ok. Sempre in ambito bracciali e sciccherie,
li uso quando esco. Questo tipo di bracciali, quelli con le pietre, che credo siano, ce ne sono di tanti tipi, quelli originali sono della Morellato, Brosui e quant'altro, hanno la chiusura in quella col gancetto e non la molla. Questi sono fatti da pochi centesimi o 85 centesimi e sono fatti con delle pietre.
Scusa per i suoni di sottofondo, ho appena sentito un cane che abbaiava forse a 20 km di distanza, ma va bene così. Comunque, abbiate pietà. L'altro prodotto che ho preso sono queste barrette LED, che adesso non metterò a fuoco. Infatti non mette a fuoco. Vediamo se le metto di qua. Forse così va. Praticamente sono delle barre luminose a LED decorative che sono tra l'altro potentissime, sembra un termometro, ma dettagli. Sono delle barre luminose a LED che non fa nessun suono. USB di un computer o di un power bank per creare degli sfondi. E in questo caso non l'ho utilizzata. Oddio, ma mi sto vedendo molto più chiaro. Sto bruciando la vista con questo ring light di fronte. È cambiato qualcosa nel video perché mi vedo tipo Barbara D'Urso. Sembra Voldemort senza naso. Ok, appunto in questo caso non li ho utilizzati perché mi serviva farli vedere nel video con un semplicissimo power bank o con una semplicissima presa USB, per dire, per esempio del PC o una qualunque spina, vanno a creare un effetto di sfondo o un effetto luminoso a contrasto veramente bellissimo. Questa non ricordo se è blu o viola, io l'ho presa sia blu che viola, rosa. E vediamo questa. Ok, questa è blu. Questo è blu e niente, l'effetto che fa è fortissimo. Adesso starà impazzendo l'esposizione del telefono. Comunque, vedete, cioè praticamente invade, distrugge ed elimina totalmente tutto lo sfondo perché è potentissima. Cosa strana, diventa incandescente. Potentissima, non so quanti LED sono, c'è questo qui.
voce che fa, cioè, boh, impressionante. Infatti penso che adesso la lascerò sullo sfondo per questo finale di video. Mannaggia a me che guardo sempre lo schermo e non guardo qui. Ok, abbiamo lasciato lo sfondo tutto un po' rosa. Spero. Che spero sia un fattore che visivamente vi aiuta a finire di rilassarvi nel caso in cui voi non siate ancora riusciti a farlo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che la mia voce vi sia siate riusciti almeno per qualche minuto a dimenticare un problema o sciogliere una piccola tensione, dimenticare quel fatto che non vi fa dormire o che vi crea tensione, quell'esame in arrivo, quel problema al lavoro, quel problema con il ragazzo, con la ragazza, con il marito, con la moglie, o semplicemente vi abbia fatto distrarre un pochino dalla demolizione mentale, dal trituramento psicologico che stiamo avendo tutti i giorni, martellate continue dal mondo esterno. Il video non so adesso quanto durerà, in realtà ci sarebbero tanti altri suoni che vorrei farvi sentire, ma davvero verrebbe lunghissimo, però uno, l'ultimo, devo farvelo sentire. Oddio, in realtà ho altri prodotti Shein che avevo scordato. No, niente, praticamente avevo un altro cinturino dell'Apple Watch, quello tipo tipo il modello sport, quello a strappo. Forse fa anche un bel suono. Ok, ho fatto un casino infernale nel frattempo, ma tanto taglierò tutto. Il cinturino, sempre preso su Shein, pagato 3,25€, che ho preso modello appunto sport watch, cioè in tessuto con il velcro di strappo, che quindi fa sudare meno o no, crea meno calore attorno al polso. E questo, assicuro che con applicato all'orologio, allo smartwatch, dà un bellissimo effetto sportivo, non elegante. E con mia grande sorpresa mi sono accorto praticamente casualmente che il cinturino, dopo essere stato appunto colpito dalla luce del sole, mi sono immesso in un luogo buio e lì ho visto che era luminescente, quindi luminescente si dice, penso, sì, praticamente sì, diventa, si illumina fluo al buio ed è fortissimo. In realtà ho 15 cinturini di Apple Watch, tutti di marche di concorrenza. Apple i cinturini se li fa pagare parecchio, e non solo i cinturini, pieno rispetto per chi compra quelli originali, che ovviamente avranno una qualità ben diversa, però questi a me durano tanto, non si distruggono, tranne quello di prima, quello di Shein, di plastica, che era bellissimo, ma è durato Natale e Santo Stefano, diciamo, dalle mie parti. E niente, ma vediamo se fa qualche bel suono. Thank you.
cani, gatti, leoni, giraffe, ornitorinco, tutto. E vi ringrazio se avete avuto la pazienza o comunque il piacere di assistere al video fino a questo